Buongiorno gli amici di Franco, buon pomeriggio. Oggi, mentre tutto il calcio a livello giovanile sta ripartendo dopo un anno terribile e drammatico, forse nel momento di maggior gioia da parte di tutti, è arrivata la notizia agghiacciante, atroce, surreale della morte di un giovane, Saïd Visin, che a soli 20 anni ha voluto chiudere troppo presto la partita con la vita. Mi dispiace tantissimo che un ragazzo come Saïd si è arreso quando ancora la vita gli avrebbe potuto dare tanto e tanto gli stava già dando. Non è una tragedia intima che tocca la sfera individuale e personale di un giovane, ma credo che il giovane Saïd abbia voluto lanciare un messaggio a largo raggio che forse nessuno ha saputo cogliere nel suo significato pieno, ma con troppe interpretazioni che a mio giudizio non rispecchiano in pieno il vero motivo del suo gesto. Io Saïd lo ricordo benissimo, lo ricordo com'era, quando ancora giocava. Potrei dire tante cose, ma non dico niente. Sto in religioso silenzio per rispetto di Saïd e del dolore che ha toccato tutti noi e i suoi più cari affetti. Riposa in pace, Saïd. Adesso vi sto riproponendo una partita dei giovanissimi nazionali, esattamente il campionato, l'undicesima giornata di andata, che si giocò il 23 novembre 2014. Vi faccio vedere la formazione. Vedete che ci sono dei giocatori che oggi stanno giocando a livello professionistico. Merola per l'Inter, ma anche Bettella, Plizzari del Milan, Bellanova del Milan, addirittura in nazionale. Quindi tutti i giocatori, tra l'altro fu un derby spettacolare. Io mi presentai alla cassa con una scala in mano e il cassiere, con molto sarcasmo, mi disse: le pulizie è ancora presto per fare le pulizie. Allora io gli risposi in modo molto ironico: lei mi faccia entrare, poi se ci sono da pulire i vetri glieli pulisco, finita la partita. E quindi chi conosce bene il campo sa che a Interello c'è il campetto, quello dove gioca la Lombardina, e c'è una tribunetta piccola, e io mi ero preoccupato di portarmi una scala perché sapevo, premunito di una scaletta, perché sapevo che la partita non l'avrei mai filmata stando dietro la rete,
ma dovevo solo superare la rete. E vedete che tutte le immagini sono spostate verso la porta di sinistra. In questa partita, vedete, il numero 9-19 è Visin, Said. E ha giocato l'ultimo quarto d'ora di questo derby, che alla fine il Milan uscì vittorioso per 1-0, ma fu una partita spettacolare. Tanti traversi, tante occasioni gol fallite, ma una traversa l'ha presa anche Said. E allora ci sono due momenti toccanti. La prima è quando Said colpisce la traversa. La seconda è quando dalla tribuna si sente l'urlo di una ragazza che incita Said dicendogli: "Forza Said!". Io spero che questo urlo gli arrivi dov'è adesso, così abbia la forza e l'entusiasmo di riflettere sul suo gesto sbagliato, perché la vita ti può dare ancora tanto e a 20 anni hai tutta una vita ancora davanti. Riposa in pace, Said. Abbiamo sbagliato la zona, eh. Te l'ho detto. Thank you.
Come uno scherzo del destino. Vedete, Said non è nel gruppo che festeggia. Lo vediamo indietro, nello sfondo, sullo sfondo. Sembra fin un segno premonitore di quello che pochi anni dopo ci coglie tutti di sorpresa. Io rinnovo le mie condoglianze a tutta la famiglia e tutti gli amici che hanno perso in modo così drammatico Said.